Ciao a tutti e benvenuti qui su questa nuova puntata della mia carriera qui su F1 2022. Siamo pronti per affrontare il Gran Premio dell'Azerbaigian, che è la quinta gara della stagione 4, una stagione 4 fino a questo momento dominata da Pierre Gasly, che ha vinto 3 gare su 4, andando fuori dai punti poi a Imola, ed è per questo che il campionato sembra ancora abbastanza aperto. Però insomma Max Verstappen, Lando Norris e le Ferrari, così come Hamilton e Alonso, se vogliono rientrare in lotta per il titolo si devono dare un po' una svegliata. Abbiamo il sorprendente Liam Lawson che occupa al momento la quarta posizione in campionato e ha pure avuto un ritiro per problema tecnico a Miami. E molto incostanti le Ferrari, non impeccabile il buon Fernando Alonso al suo rientro in Formula 1 dopo 2 stagioni di inattività. Poteva vincere a Imola, ma mi ha buttato fuori, danneggiando anche la sua macchina e rovinandosi anche la sua stessa gara, insomma. Mentre io e lui proprio eravamo in lotta per la vittoria. Quanto me sono a quota 1, però come ho appena detto a Imola ero in lotta per la vittoria e Fernando Alonso mi ha disintegrato la macchina facendomi finire fuori dai punti. E sono a 1, potevo essere tranquillamente a 26 o a 19 qualora Alonso mi avesse superato senza buttarmi fuori. Ci ha pensato Oscar Piastri a rendere comunque bello il weekend di gara imolese, andando a punti, sia nella gara sprint arrivando ottavo e prendendo un punto, sia nella gara vera e propria arrivando settimo e prendendone 6. Quindi il buon Oscar Piastri per ora ci tiene a galla nel campionato costruttori, che ci vede in ottava posizione, con un vantaggio decisamente rassicurante nei confronti dei tre team Krause, Haas, Williams e Aston Martin, ma già con uno svantaggio abbastanza grosso, impegnativo da recuperare nei confronti dei team che ci sono davanti in classifica. Per quanto riguarda la competitività delle varie scuderie, più o meno calma piatta, insomma, anzi, calma piatta per quanto riguarda i top team, che secondo me hanno già raggiunto il massimo degli upgrade installabili, perché a noi ce ne mancano solamente 5 di telaio, uno di aerodinamica e uno di motore, che quello di motore è quello che viene portato dal fornitore, quindi non è neanche uno di quelli che possiamo comprare noi direttamente. E a noi ci manca poco e gli avversari, che sono un bel po' al di sopra di noi, secondo me hanno la macchina già maxata. Ferrari, Mercedes e Red Bull probabilmente non hanno più upgrade acquistabili, magari miglioreranno qualcosina quando gli arriverà l'upgrade del motore, del fornitore, però secondo me quelli sono già praticamente maxati. Noi abbiamo fatto un ulteriore step in avanti, ci siamo portati praticamente alla pari con Alfa Tauri e Alpine, mentre lì dietro c'è stata una decisa reazione da parte dell'Aston Martin, che ha portato un intero pacchetto di sviluppo, evidentemente ne avrà portato più di uno di upgrade, perché ha fatto un salto in avanti notevole, ha distanziato nettamente Haas e Williams. Ma guardate che sono ancora, cioè vedete come sono ancora lontanissimi questi tre team rispetto a noi. Eccoci qua in qualifica, sono per adesso ultimo con un distacco imbarazzante, quasi 8 decimi nei confronti di Mick Schumacher, che è 18esimo, e in teoria dovrei essere io a dare a lui 8 decimi più o meno. Tanto c'è un crash di Sainz, e vediamolo, vediamolo. Sainz ha proprio la fine del rettilineo che sto affrontando io, attenzione. Si schianta così. Ed ecco che mi ritrovo qui, la vettura di Carlos Sainz. Qualcosa mi ha fatto perdere. Ma invece no, sono 3 decimi sotto addirittura la mia prestazione precedente. A vedere dalla freccina del pilota dietro di me, non sono l'unico a non avere rallentato per niente con la bandiera gialla. Anche, mi sembra, Magnussen, che è dietro di me. Si sta lanciando, cioè sta facendo il suo giro senza avere minimamente rallentato in seguito alla bandiera gialla. Quindi ho la coscienza relativamente pulita, diciamo così, perché neanche il pilota dietro di me ha alzato il piede. Mi sto migliorando di circa 8 decimi. Ah, qui rompo l'ala, peccato. Però posso ancora andare a chiudere il giro migliorandomi. Anche se non di così tanto, perché ora avrò anche un bel po' di sottosterzo qui. Provo a tenere giù, ce la faccio, ce la faccio. E guardate come miglioro? Eh sì, perché ho meno carico aerodinamico. Con l'alettone anteriore rotto, ho meno carico aerodinamico, quindi sul dritto vado più forte. E certo. E certo. 16esimo.
bastava rompere l'ala alla fine del settore 2 per avere un vantaggio enorme. Beh, giustamente, se hai un settore della pista che è tutto rettilineo, in quel settore della pista l'alettone, cioè il carico aerodinamico, non ti serve più, quindi tanto vale romperlo all'ultima curva utile in modo da non avere carico per il settore 3. Questo mi ha fatto guadagnare parecchio, avete visto di quanto si abbassava il mio tempo rispetto a quello che era il mio best precedente, e mi sono qualificato quindi in 16ª posizione, un po' così, ignorando una bandiera gialla e sfasciando la macchina. Chiaro che non l'ho fatto apposta, però insomma, diciamo che mi è andata bene. La pole position, manco dirlo, è ancora una volta di Pierre Gasly, che si permette di staccare Max Verstappen di oltre 3 decimi. Charles Leclerc e George Russell occupano una terza e quarta posizione, quindi una buona qualifica per la Ferrari, che spera di riprendersi un po' in questa gara e di tornare in lotta per il titolo. Le Red Bull si qualificano in quinta e sesta posizione, Lando Norris sono già 3 qualifiche, che va decisamente male, quindi rispetto ai suoi standard delle ultime gare questo sesto posto è quasi un risultato positivo. Abbiamo poi Ocon settimo, Hamilton ancora ottavo, ancora una volta Lewis Hamilton prende gli schiaffi nei confronti, cioè dal suo compagno di squadra Pierre Gasly, ancora non si trova evidentemente con la sua McLaren. Poi abbiamo Zhou nono e Albon decimo, che è l'ultimo qualificato fra i top drivers. È davvero una qualifica negativa per il pilota Mercedes. Fuori dalla top 10 abbiamo i due piloti Alfa Tauri, ovvero Bottas e Lawson, poi due Alfa, ovvero Sainz, che non ha fatto l'ultimo tentativo perché si è schiantato, e Robert Schwarzman. Poi abbiamo Piastri quindicesimo, io in 16ª posizione, con un distacco abbastanza dignitoso da Oscar. Sì, se non rompevo l'ala mi qualificavo tipo 4 posizioni più indietro, senza tutto quello che ho guadagnato nel settore 3. Dietro di me abbiamo Stroll, poi Schumacher, Magnussen, Vettel, Ricciardo e Daniel Tictum. Questa sarà la griglia di partenza, al netto di eventuali penalità. Giusto per vedere un po' il vantaggio che può avermi dato l'alettone anteriore rotto nell'ultimo settore, io nel settore 3 ho fatto 23,3,75 nel settore 3, 23,3, mentre Pierre Gasly ha fatto 23,6, cioè ho battuto di 3 decimi quello che ha fatto la pole nel settore 3, grazie all'alettone danneggiato. I piloti avversari scelgono quasi tutti di partire con gomma media. Oltre a me anche il mio compagno di squadra sceglie la soft, così come Schumacher, Vettel e Daniel Ricciardo. Kevin Magnussen parte in ultima posizione per una penalità, è l'unica modifica che c'è sulla griglia di partenza rispetto a quanto abbiamo visto in qualifica. Quel gioco prevede solo strategie a due soste, quindi non dovremmo vedere piloti che ne fanno una sola, in teoria. Però molti partono con le medie, magari qualcuno potrebbe anche fare medie più hard, vedremo. Si spengono i semafori, partenza, partito GP dell'Azerbaigian con un pattinamento assurdo e davvero non so come fare a partire, non dipende neanche da me ora il warm up delle gomme, perché il giro di ricognizione è in modalità televisiva, quindi il gioco dovrebbe già posizionarmi in griglia con le gomme in perfetta temperatura. Nonostante questo non riesco a partire neanche stavolta senza pattinare, come se la mia macchina avesse 7000 cavalli che non riesce a scaricarli a terra. Gli avversari invece hanno il launch control, partono sempre in maniera perfetta. Perché poi ho visto, fra l'altro, a volte che, rivedendo video delle gare che ci faccio caso, anche gli avversari, alla fine noi facciamo lo 0-100 in 3 secondi e mezzo, tipo, quando le vere macchine di Formula 1 lo fanno in poco più di 2 secondi. Comunque abbiamo uno scatto che è veramente lentissimo rispetto a quelle delle vere Formula 1. Anche i piloti della IA fanno uno 0-100 mettendoci molto più tempo rispetto a quanto ci mettono le vere macchine di Formula 1. Qui c'è il contatto, mi aggancia Tictum, fortunatamente non mi rompe la macchina, almeno recupero fino al 19esimo posto. E vediamo qui la partenza con Gasly che parte bene. Max Verstappen, anziché attaccare Pierre, deve subito difendersi da Charles Leclerc. Prova poi una staccata disperata Verstappen, una staccata senza nessun senso, perde anche la posizione nei confronti del ferrarista, viene attaccato anche da George Russell. C'è il contatto fra i due, vola un pezzo di ala, sembrerebbe un pezzo della Mercedes. Sì, Max Verstappen sarà costretto a fare un pit già alla fine del primo giro, ha sbagliato completamente la partenza. Qui ecco che arrivano in tre, incredibilmente non c'è un ulteriore contatto con Alonso, che aveva provato a infilarsi anche lui.
Intanto qui c'è l'attacco di Russell che cerca giustamente di sbarazzarsi di Verstappen, perché con ala rotta Max gli avrebbe fatto perdere tantissimo tempo, quindi ora ci sono i primi tre che guadagneranno un vantaggio enorme nei confronti di tutti gli altri che saranno costretti a stare dietro a Verstappen per un giro intero. Qui nel settore guidato perderanno tantissimo. Gasly ha già oltre un secondo di vantaggio nei confronti di Leclerc. Russell è stato tre curve dietro Verstappen, ma guardate già che svantaggio che si è preso. Non sembra neanche il primo giro, sembra che il sesto giro, tipo, visti i distacchi. L'importante è che io mi liberi subito di questi piloti qua con macchine molto più lente della mia. Andiamo in tre qui, Stroll, Magnussen. C'è Stroll, Schumacher, cioè Magnussen, Schumacher e io. Cioè Stroll, Schumacher e io, ce la posso fare. Stroll mi sa che stava andando ai box. Intanto attenzione qui, c'è Schumacher che prova all'interno, gli devo dare spazio. E ora avrà ancora all'interno, mi conviene lasciarlo sfilare perché questa è una curva molto pericolosa. Sono quindi 17esimo, alla fine sì, è andata ai box la Aston Martin di Lance Stroll. Non va molto forte la Williams in rettilineo, guardate che superiorità che riesco ad avere nei confronti di Mick Schumacher, me lo inglobo così in rettilineo e il DRS ancora non c'era. Molto vicino qui anche a Sebastian Vettel, vediamo se riesco a prendermi l'interno prima che lo faccia lui, molto bene. Dovrei riuscire a completare il sorpasso senza troppi problemi anche nei confronti del tedesco della Haas. Occhio qui solo a non arrivare lungo in staccata. Perfetto, sono già 15esimo, mi sono praticamente ripreso la posizione di partenza. Io e Schwartzman stiamo raggiungendo Sainz e Piastri, il quale sta avendo un grosso calo prestazionale con le sue gomme soft, calato di prestazione molto più rispetto a me. Questo doveva essere il giro del mio pit, ma finché ho il DRS nei confronti di qualcuno mi conviene rimanere in pista. E poi le mie gomme stanno ancora abbastanza bene. Inglobo così Robert Schwartzman. E ora vediamo se riesco a prendere poi il DRS nei confronti di Carlos Sainz. Perché finché ho il DRS nei confronti di un pilota che mi aiuta ad andare più forte, non ha senso fermarmi. Ho avuto qui un sovrastarsi in uscita. Attenzione, che c'è Schwartzman che mi va ad attaccare. Riesce a completare il controsorpasso Robert, per ora perdiamo tempo nei confronti della coppia di piloti là davanti, purtroppo. Signora, la cosa importante non è passare Schwartzman, ma restargli dietro e sfruttare il DRS che mi dà per andare più forte. Anzi, passarlo è anche controproducente, perché io ora sto andando più forte di come andrei se avessi pista libera. E se io lo sorpassassi, poi Schwartzman in curva andrebbe più forte di me perché ha gomme messe meglio e in rettilineo avrebbe il DRS, quindi dopo perderemo tempo a combattere fra di noi perché non è che passo Schwartzman e lo semino, e lo passo e lui mi resta incollato. Quindi ora conviene restare nel DRS di Robert e quando non avrò più il DRS andrò ai box, insomma, oppure quando mi rendo conto che la macchina sta perdendo troppo in quanto a guidabilità, allora a quel punto andrò ai box. Ah, problema tecnico, problema tecnico. Questo è un colpo durissimo per Lando Norris in ottica campionato. Non ci voleva proprio per l'inglese. Ok, ho avuto il calo di prestazione. Ma perché è da un paio di gare che uccido sempre i meccanici dell'AS? Da un paio di gare che ogni volta che entro ai box falcio qualche meccanico dell'AS. Dicevo, mi sono fermato perché ho avuto ora il vero calo prestazionale, ero arrivato a un secondo e otto tipo di ritardo da Schwartzman, avevo perso di colpo il DRS nei suoi confronti, quindi ho comunque fatto durare le mie gomme soft 6 giri in più del previsto e forse potrei anche, in base a come va la gara, decidere di non fare ulteriori fermate. Si sta fermando ora Robert Schwartzman, mentre io sto attaccando Sebastian Vettel, che mi ha superato facendomi l'undercut. Lui era partito con le soft, si è fermato 5 giri prima di me, 6 giri prima di me, e mi ha fatto chiaramente l'undercut. Sopravanzo Sebastian Vettel, ma Schwartzman mi rientra davanti di parecchio, quindi gli ho fatto l'undercut io, ma ha guadagnato lui. E ho fatto questi giri qua con gomme medie di 16 giri più nuove rispetto alle sue, eppure ha guadagnato lui.
Al giro 22 qui Max Verstappen va a silurare in questo modo la Williams di Mick Schumacher e perde l'ala. Si era appena fermato Max Verstappen proprio al giro scorso. Ma cosa fai? Attenzione, Max Verstappen senza ala va comunque a cercare il sorpasso nei confronti di Mick Schumacher e non mi dire che lo completa. A questo punto puoi anche non fermarti ai box, vai più veloce. Ma come l'hanno fatta la fisica dei danni su questo gioco qua? Per la IA, perché il giocatore senza ala non riesce a stare in pista. I piloti della IA invece senza ala vanno più forte. Cioè, Verstappen ha perso l'ala e dopo aver perso l'ala ha attaccato e superato Schumacher. Cioè, ma ho il sospetto che gli sviluppatori il gioco non abbiano mai neanche provato, cioè, è incredibile. Comunque, Verstappen fa un altro pit, due pit in due giri, quello del giro scorso di strategia, questo per cambiare ala e ripiomba di nuovo nelle ultimissime posizioni. Forse è il caso ora di rompere gli indugi nei confronti di Robert Schwartzman. Lo vado a sfilare così dopo che per parecchi giri avevo sfruttato il suo DRS. La tattica adesso sembra essere, la tattica migliore per me sembra essere quella di non fermarmi più, perché l'unico modo che ho per sperare ancora nella zona punti, stando per tutti questi giri incollato a Schwartzman, ho sfruttato il suo DRS per migliorare il mio ritmo gara, ma da un paio di giri è un po' calato Robert e ho la sensazione che mi stesse facendo un po' da tappo. Ed ecco che iniziano le soste dei piloti lì davanti. Valtteri Bottas va ai box, aveva sempre 15 secondi spaccati di vantaggio nei miei confronti. Ora è fondamentale vedere qual è la mia vera posizione. Vediamo un po', sono appena dietro a Ocon, davanti a Bottas, quindi decimo. Ocon forse avrà un giro in cui ha le gomme ancora fredde. Sì, ma sono soft nuove comunque, le mie medie usate. Direi che con Ocon mi prendo questo DRS, questo è tutto l'aiuto che Esteban mi potrà dare, questo DRS qui, perché d'ora in poi dovrebbe scapparsene via. Si fermano anche Liam Lawson e Albon. Oltre che Zhou, rientrano però mi sa tutti davanti. Mi sa che mi rientrano tutti ancora davanti, vediamo un po'. Purtroppo sì, anche Lawson. E safety car, attenzione! E qui le due Ferrari in lotta con Leclerc che si schianta contro Russell! Mentre lottavano per il secondo posto, ecco il motivo della safety car! Ma è incredibile! E quanto gli è andata bene a Leclerc, sia perché Russell non lo ha stretto anche contro il muro, e sia perché è entrata la safety, che non è scontato che entri in pista la safety solo per un pilota che perde l'ala anteriore. Incredibile, quindi arriva una safety car che va chiaramente a mio vantaggio, perché io avrei avuto ben poche possibilità di tenere la zona punti con gomme medie usurate contro gomme morbide nuove che hanno gli avversari. Io però la mia gomma morbida nuova l'ho già usata nel primo stint di gara. Mi sa che non ne ho di soft nuove, vero? Vediamo, soft usate, quindi se metto le soft avrei comunque una situazione di inferiorità di gomma rispetto ai miei avversari. Infatti il gioco mi ha proposto, l'ingegnere mi ha proposto di mettere la media. Forse conviene la media, forse. O forse no, perché comunque ora che il gruppo si ricompatta e tutto quanto, si faranno al massimo 6-7 giri. E anche se le mie soft sono consumate, 6-7 giri li riesco a fare, insomma. Alla fine la scelta ricade sulle gomme soft, perché è gomma posteriore, dai! Una lungaggine ai box che rischia di costarmi una posizione qui su, chi è questo qui? Schwartzman, siamo fianco a fianco, arrivo anche lungo con le gomme fredde, no, e no, dai, è tutta colpa di quell'imbecille di meccanico che non ha montato in tempo la gomma, perché altrimenti non avrei avuto bisogno di, sarei uscito molto più tranquillo, insomma, dai box. Gomme comunque al 14%, non è che siano messe tanto bene, ma ci saranno così pochi giri dopo la ripartenza che in teoria
Dovrebbero andare bene anche queste gomme. Per fare 6 giri, conviene usare gomme soft vecchie del 15% piuttosto che gomme medie nuove per fare 6 giri, insomma. E allora ci prepariamo alla ripartenza. Mi prendo subito l'interno nei confronti di Max Verstappen, che devo cercare di non passare prima della linea del traguardo. Ecco che va dall'attacco di Max. Attenzione, attenzione, c'è un delirio. C'è un delirio qui. Si sono fermati tutti. Si sono fermati tutti. Vengo avvertito per una collisione con Sainz. Tanto c'è Verstappen che ha perso un pezzo di ala. Mamma mia, cosa sta succedendo qua? Delirio incredibile. Forse è causa di questo doppiato che si fa da parte. Davanti a Zhou c'era il doppiato Daniel Ticktum, che ha creato un po' di scompiglio. Guardiamo qui Alex Albon, che è dietro anche a Hamilton. Hamilton ha dovuto frenare per non tamponare il doppiato e Albon ne ha approfittato per attaccarlo all'esterno e sopravanzarlo in questo modo. Vediamo Hamilton, sì, si è accodato, quindi ha perso la posizione nei confronti di Albon e Lewis per colpa di quel doppiato. Vediamo qua invece cosa è successo con Max Verstappen, che va a sbattere contro il muro, mi sa. Sì, prende il muro esterno e rompe un'altra ala. Sono vicino al pilota Alfa, non c'è chiaramente ancora DRS, ma tanto anche se ci fosse ce l'avrebbe anche lui. Protegge l'interno e protegge l'interno anche Sainz. Occhio che andiamo in tre, arriviamo in tre, attenzione qui con Sainz che va dritto, mi fa andare dritto anche a me, dai! Ma cosa fate? No, ma questo è clamoroso, ma non vi potete rifiutare di curvare! Non, cioè, non hanno fatto la curva, no, non l'hanno fatta! Sono andati dritti. Quindi alla fine è l'opposto. Non è che Sainz si è rifiutato di fare la curva, ma anzi era così eccitato all'idea di prendere curva 1 che l'ha presa addirittura in anticipo. Guardate qui con che anticipo va a cercare il punto di corda. E poi chiaramente una volta che colpisce il muretto interno, rimbalza verso il centro della pista, coinvolge ovviamente anche il compagno di squadra che gli era affiancato e rompe l'ala, mi sa, anche Schwartzman. Io invece ho i riflessi di Spider-Man per l'ennesima volta ed evito la collisione, evito di rompere la macchina. Vediamo qui anche dall'onboard camera, tempo di reazione zero proprio. D'altronde sono portiere di calcio 5, un po' di riflessi ce li ho. Vediamo, io qui sto ancora sterzando come se niente fosse. Qui c'è Sainz che si vede che comincia ad andare dritto. Io già qui inizio a riallineare lo sterzo, un tempo di reazione veramente minimo. Vediamo quanto sono andato vicino alla, mamma mia, alla collisione con l'Alfa di Schwartzman, veramente vicinissimo. Forse questo non è neanche il frame più vicino alla collisione. E questo mi salva la gara, questo mi salva completamente la gara, anche se perdo una marea di tempo però nei confronti dei primi 10. Ora chiaramente le due Alfa andranno ai box, però mi hanno fatto perdere una marea di tempo. 2 secondi, 4 secondi, mamma mia, distacco biblico. E c'ho anche un problema al cambio, ho perso la seconda marcia, che non mi penalizza più di tanto perché si può anche tenere la terza nelle curve lente. Però devo recuperare 5 secondi in 4 giri, impossibile. Praticamente ha raggiunto il mio compagno di squadra Oscar Piastri, il quale si è preso un distacco enorme dai piloti davanti. Forse era proprio Oscar ad avere un problema tecnico, quel pilota che aveva il guasto che l'ingegnere mi ha detto sotto safety car, ma io non l'avevo sentito. E sì che ha le gomme medie contro le soft, può anche essere magari che questi secondi li ha persi per via dell'inferiorità di gomma. Però quello che è certo è che ormai la zona punti è fuori discussione, dobbiamo sperare che qualcuno lì davanti combini un guaio, magari rompa un'ala. Io e Piastri siamo in undicesima e dodicesima posizione, siamo noi i primi che approfitteremmo ad approfittare di un eventuale incidente là davanti. Nessuno rientra in box, purtroppo, quindi nessuno ha distrutto l'ala nel corso del penultimo giro, purtroppo. Mi sa che ci tocca accontentarci di finire ai margini della zona punti. Qui Piastri ha un'esitazione, allora forse riesco ad attaccarlo. Occhio però,
Piastri mi ignora completamente, mi avrebbe curvato addosso se avessi insistito con questa staccata. C'è già un po' di rivalità chiaramente fra me e lui. Ha iniziato molto bene questa stagione Oscar, a 7 punti contro il singolo punto che ho io, ma io stavo vincendo a Imola prima di essere buttato fuori. Quindi Piastri comunque, anche quando non ci sono i punti in palio, vuole far vedere chi comanda, insomma, anche se il team è mio, vuole mettersi in luce lui. Tutta un'altra cosa rispetto a Nico Hülkenberg. Avrebbe rotto almeno 2-3 alettoni in questa gara qui, se ci fosse stato ancora lui. Ultima curva, ultima vera curva di questo Gran Premio. Vince Pierre Gasly, vediamo se riesco in extremis a passare Piastri. Può essere, perché c'è il DRS, c'è il DRS. Secondo me ce la faccio. Attenzione, Piastri mette, accende la luce. Ha acceso la luce posteriore, forse è in modalità risparmio di carburante, non so cosa. E comunque con DRS, ERS e scia lo passo e mi ha proprio dell'undicesima posizione. Purtroppo niente punti neanche stavolta. Vince quindi per l'ennesima volta Pierre Gasly, che stacca George Russell di 3 secondi in 6 giri di gara libera dopo l'ultima safety car. Pierre Gasly guadagna mezzo secondo al giro nei confronti di George Russell. Veramente incredibile quanto è forte Pierre Gasly qui. Su questo gioco, Russell secondo con Fernando Alonso che completa il podio e salva un po' la giornata della Red Bull. Completano la top 5 il grandioso Zhou che ottiene uno strepitoso quarto posto e Alex Albon, comunque bravino, dai, a recuperare dalla decima posizione dalla quale partiva. Ha fatto un sorpasso su Hamilton alla ripartenza sfruttando un doppiato che ha ostacolato parzialmente Lewis, che si deve accontentare del sesto posto. Un'altra gara anonima la sua, partito ottavo, arrivato sesto, gara proprio senza infamia e senza lode, aggravata però dal fatto che il suo compagno di squadra sta dominando il campionato. Hamilton anche qui su F1 2022 lo hanno fatto scarso. È incredibile come abbiano fatto scarso Lewis Hamilton, ma non solo quest'anno, anche negli F1 precedenti. Ricorderete negli F1 precedenti, per chi ha visto la mia modalità carriera, che Hamilton veniva bastonato da Bottas in Mercedes. E anche qui Hamilton hanno fatto scarso, e ci sono certi piloti come Hamilton che li fanno scarsi in una maniera incredibile, altri piloti come Bottas che li fanno troppo forti fino a F1 2021, e Gasly poi, che è una categoria a parte Gasly proprio. È incredibile come alcuni piloti li facciano costantemente scarsi come Hamilton, e altri li facciano costantemente dei fenomeni come Pierre. Veramente pazzesco. Hanno dei favoritismi evidentemente lì in Codemasters. Abbiamo Liam Lawson che arriva a punti un'altra volta, piazzandosi settimo con Esteban Ocon ottavo. Leclerc alla fine non recupera neanche una posizione dopo dopo la ripartenza. Sarà furioso, veramente furioso con Russell e con la squadra. Non ne va bene una per Leclerc. A Monaco è stato penalizzato dal team, che lo ha mandato in penalità di 10 posizioni in griglia a Monaco, proprio nel GP di casa, e qui è stato scaraventato a muro da George Russell mentre erano in lotta per il secondo posto. È furioso Charles Leclerc con il team, sicuramente. Dopo aver vinto il titolo in stagione 1, non gliene sta più andando bene una. Ha fatto anche tanti errori lui, per carità, ma stavolta fra Monaco e qui di colpe ne ha ben poche. Completa la zona punti Valtteri Bottas, che mi sa che era ancora a quota zero in campionato. Undicesimo e dodicesimo posto per me e Piastri. Purtroppo non ci sono stati ulteriori incidenti e siamo finiti fuori dalla zona punti. Kevin Magnussen tredicesimo, abbiamo poi Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Stroll, Verstappen solamente 17esimo, ha fatto 5 pit, ha rotto 3 ali, 3 alettoni, sono un 4 addirittura. Dietro di lui le due Alfa, chiaramente, che hanno fatto un pit anche loro dopo il disastro che hanno combinato la ripartenza, con Schwarzman davanti a Sainz, ritirati, ah no, doppiato Tictum e ritirati entrambi per guasto tecnico Norris e Daniel Ricciardo. In campionato abbiamo Gasly che ha 45 punti di vantaggio nei confronti di Verstappen, che è rimasto fermo, quindi Gasly ha fatto punteggio pieno e Verstappen 0. Verstappen, nonostante lo 0, è ancora secondo in campionato, incredibilmente. Gli si avvicina un po' Russell, così come Alonso sale in quarta posizione, 0 punti per Norris che viene appaiato da Hamilton. Lawson scende dal quarto al settimo posto in campionato, ma ha un Alfa Tauri. Sta comunque facendo un campionato spaziale il buon Liam Lawson. Completa la top 10 in campionato Albon, Leclerc e Zhou, con Leclerc a quota 27
in campionato, sta facendo una stagione quasi peggiore del 2023 reale, con le due Alpine, con Zhou che sopravanza il compagno di squadra, Piastri che resta 13° quota 7, io che resto 15° a quota 1, sale Bottas, chiaramente come ho accennato in precedenza, mentre per quanto riguarda il campionato costruttori, la McLaren ha 50 punti di vantaggio nei confronti della Mercedes, 61 sulla Red Bull, 75 sulla Ferrari, l'Alpine sopravanza l'Alfa Tauri, grazie soprattutto al quarto posto di Zhou. Tutto invariato per quanto riguarda le posizioni di rincalzo. Nessuna delle squadre fra la settima e l'ultima posizione muove la classifica. Eccoci quindi arrivati anche alla fine del Gran Premio dell'Azerbaigian. È stata una gara lineare, una gara tutto sommato bella, nel senso che il gioco ha funzionato alla perfezione, non ci sono stati bug proprio di nessun tipo, né di strategia dell'IA né di comportamento. Ok, c'è stato qualche contatto, qualche incidente, ma è così anche nella realtà. Ci sta, insomma, che ci sia qualche contattino anche nella realtà, qualche errore da parte dei piloti. E in una gara così lineare, priva di particolari deliri, io e Piastri siamo arrivati proprio ai margini della zona punti, quindi abbiamo una macchina oggettivamente competitiva in grado di farci sperare nella zona punti anche in assenza di delirio. Senza la safety car io comunque non sarei andato a punti perché ero sì in zona punti, ma avevo gomma media usata contro gomma soft nuova degli altri piloti, c'era Bottas che mi era incollato dietro, Bottas e gli altri insomma mi avrebbero certamente raggiunto e superato senza troppi problemi. Quindi anche senza safety i punti non li avrei ottenuti. E niente, direi proprio che per questo video è tutto. Il prossimo video sarà relativo al GP di Silverstone, dove anche lì speriamo di andare bene. Abbiamo un buon motore, come abbiamo visto qui nel rettilineo lungo, quindi ci potrebbe aiutare il motore a ben figurare a Silverstone, e lo scopriremo chiaramente nel prossimo video.